Per tornare al discorso metaverso, c'è questa cosa interessante da dire. Noi ci siamo già dentro, nel senso che è stupido chi pensa visori, non visori, questo, quello, quell'altro. Noi abbiamo sempre un telefono in mano e siamo sempre a comunicare in un mondo virtuale. E questa è la definizione di metaverso. No, quella è la definizione di internet, amico mio. Si chiama internet e inoltre il mondo non è virtuale, ma è digitale. Quando noi mandiamo un messaggio, non mandiamo un messaggio via WhatsApp nel mondo virtuale, lo mandiamo nel mondo reale, ma in digitale. Bisogna evitare di far confusione così, soprattutto ai ragazzi più giovani. I videogiochi. Minecraft è un metaverso, Fortnite è un metaverso. No, sono dei videogiochi, i videogiochi esistono da tanti anni e non hanno niente a che fare con la definizione di metaverso. So se si sono attivati. Purtroppo i giornalisti hanno parlato di metaverso a sproposito e hanno fatto danni che costeranno alle persone molto e alle imprese ancora di più. Peraltro anche grandi società di consulenza si sono spostate su questo tema perché è un tema che attrae soldi, anche se non c'è sostanza, quindi consulenza un po' sui generis. Metaverso si è parlato di questo mondo virtuale, ma non esiste nel senso internet il metaverso. Ma sì. Ecco, allora io direi che di certi temi ne devono parlare quelli che, come dire, sono esperti di questi temi. Io questo ragazzo l'ho già visto qualche volta insieme a Fedez, ma non mi ricordo adesso come si chiama, Luis Sal. Però insomma non è il suo mestiere, per cui no, non ci sono opinioni sugli aspetti tecnici e scientifici. Poi chiaramente uno può avere l'opinione che vuole, però tuttavia non è un'opinione, come dire, professionale, per cui no, internet non è il metaverso, amici miei. Ci siamo già dentro? No, non ci siamo già.